grandi formazioni del meridione d'Italia nelle grandi del nostro calcio, con il Napoli in B e con solo la Regina nel massimo campionato si è salvata allo spareggio, squadra allenata da Gigi De Canio, che tra l'altro già non è più l'allenatore della Regina. Assieme alla Regina, appunto, l'anno prossimo potrebbe esserci anche il Lecce. Attenzione, Bocinov sfrutta un errore, se ne va, è solo di fronte a Sicignano e la rete. Bocinov, anche lui alla festa del Lecce, 3-0. E adesso va a fare tutto il campo a salutare la curva nord. Un'altra gioia per questo giovanissimo attaccante. Siete nel mio cuore, Mima con le mani, guardate la festa nella panchina del Lecce e con tutta la scaramanzia che ci si può mettere in questo caso mi sembra che il conto sia chiuso. 3-0, l'errore di Morrone, guardate, Bocinov raccoglie il pallone e ringrazia mettendo la sfera alle spalle di Sicignano, trafitto per la terza volta in questa partita. Micidiale la freddezza del bulgaro. Piattone sinistro tra palo e portiere. Da questo momento in poi i tifosi del Lecce possono togliere lo champagne dal frigo. Una prestazione impeccabile del Lecce questa sera, un Lecce che forse così brillante non era mai stato nel corso di questo campionato. Poco Palermo in campo, ha sbagliato l'approccio alla partita, non ha saputo reagire, non ha saputo correggere il proprio percorso in questa sfida di fronte ad un Lecce determinato, ordinato, convinto, voglioso di regalare e regalarsi il traguardo. Uno stadio quasi tutto giallo-rosso, distribuite all'ingresso migliaia e migliaia di pettorine giallo-rosse, di palloncini colorati, colpo d'occhio bellissimo. Mancano 9 minuti alla fine, il 3-0 non consente di immaginare altro esito se non la festa giallorossa da qui a qualche minuto.